qualche informazione, presentarsi come se non ci sono presentati, non è facile. Mi hanno raccomandato questo. Sergio, Menichini ha sentito aria di questi nuovi acquisti e si è scatenato oggi. Ma è tutto qua, no, va bene. Bene. Sta attraversando un momento difficile, è stato bravo oggi a farsi trovare pronto. I complimenti gli vanno fatti. Speriamo che continui così. Avete paura di fare un'altra partita che tipo l'avevi speso? Perché comunque questo Montegranaro non è una squadra scarsa. No, ma infatti Montegranaro ha tante occasioni da 9 risultati. Ha fatto una sconfitta in 9 partite. Hanno avuto qualche occasione hanno avuto qualche occasione di ripartenza, però noi diciamo che nel primo tempo dovevamo già chiudere la partita, però siamo stati bravi a crederci fino alla fine e a evitare questa fine. All'inizio abbiamo fatto 4-5 cambi di gioco sul cacciatore, poi abbiamo provato anche in settimana dove abbiamo messo in difficoltà loro e poi dovevamo andare in mandato. Poi secondo me abbiamo cercato troppo di giocare centralmente. La nostra forza sono le fasce laterali con D'Angelo soprattutto, con il cacciatore, e se poi riusciamo a trovare Gian Domenico tra le linee è ancora meglio. Quindi cerchiamo di migliorarci anche se non è facile. La sostituzione di Zazzetta con Gian Domenico proprio in questa ottica di giocare di più sulle fasce? Sì, anche perché poi Gian Domenico aveva speso parecchio sul campo pesante. A quel punto mi serviva uno che desse più spinta sugli esterni con un spostamento di cacciatore dentro l'area di rigore, come è andata bene. No, allora no, è una delle punte che abbiamo sentito, contattato insieme ad altri giocatori, l'eventualità che speriamo succeda, infatti non ci viene niente che ci possa aiutare in campo. Ma c'è? C'è. Ma noi sentiamo tante persone, com'è definitivo? No, non è concluso. Insomma, intanto Menichini ti ha fatto sentire l'aria. Menichini, ragazzi, cioè, adesso non sta passando un ottimo periodo, mi ha fatto la doppietta, non conta che i gol. Ma D'Angelo gli vogliamo tirare le orecchie? D'Angelo quello. Né bene né male. Ma D'Angelo è forte, ragazzi. Ci ha messo lo zampino, insomma. Sì, sempre. Una bella vittoria oggi. Ce la mette sempre. Beh, due assist te la fatti lui. Grazie di stare scendendo, diciamo che ci